Ok, Carlos, seduto, seduto. Pronto? Fermo, non ti muovere. Fermo, seduto. Ciao a tutti, dopo la matriciana oggi facciamo la carbonara. Tra l'altro cercherò di applicare i consigli che mi avete dato nella matriciana, ma l'obiettivo principale di questa ricetta non è più per il canale italiano, perché bene o male tutti credo sappiate fare la carbonara, ma è per il canale in inglese, perché se andate all'estero, ordinate la carbonara, ve la portano col prezzemolo, con i funghi o altre cose che sono un po' immonde. Allora io adesso vi do la ricetta, diciamo, originale, quella che viene definita originale, ma qui sul canale, se ne volete una un po' più leggera, trovate la carbonara di mia suocera, che è uno spettacolo. Lei mette la panna, la cipolla, so che per molti è un sacrilegio, ma provatela perché spacca. Allora, io adesso vi do le dosi per due persone. Su 200 grammi di pasta utilizzeremo 80 g di guanciale pepato, quello fatto in casa, 2 uova più un tuorlo, 50 g di pecorino romano e poi una spolverata di pepe per completare. Allora, prima cosa andiamo a tagliare il nostro guanciale a listarelle, alcuni lo fanno a cubetti, decidete un po' voi come preferite. Seguendo il vostro consiglio, metto il mio guanciale nella pentola ancora fredda, così che il grasso si scioglie per bene e il guanciale non diventa troppo duro. Quindi mettiamo il guanciale, accendiamo la fiamma medio-bassa, qui tanto il fuoco è piccolo, anche la fiamma sotto la nostra acqua, mi raccomando ricordatevi di mettere un po' di sale nell'acqua e poi andiamo a preparare le uova insieme al formaggio. La cotenna che avete scartato dal guanciale non buttatela, e anche pezzi di carne magari un po' più duri, potete utilizzarli quando fate un bel sugo di carne. Andranno a dare quel tocco in più. Mentre incorporiamo il formaggio con le uova, ricordatevi di dare anche una girata al nostro guanciale. Bene, le uova sono pronte, il nostro guanciale anche. Adesso spegniamo la fiamma qua sotto il guanciale e mettiamo a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce, vado già a spiegarvi cosa fare, perché sicuramente io poi la mangerò scotta, collosa e così via, perché con i video mi dilungo sempre. Allora, scoliamo la pasta, la mettiamo nella padella. La facciamo saltare leggermente, spegniamo di nuovo la fiamma della padella. Se riuscite, cercate di tenere una mezza tazza di acqua della cottura della pasta, così da andare a allungare il vostro sughetto. Poi mettiamo le uova col formaggio, diamo una bella mescolata, un po' dell'acqua di cottura e facciamo una bella cremina. Poi impiattiamo e facciamo la degustazione.
Bene, la crema è venuta, adesso impiattiamo e facciamo la degustazione prima di fare la frittata. Spettacolo, poi con il guanciale fatto da noi, non apprezzo. Bene, come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, guardare gli altri video, condividere questo video con i vostri amici e grazie mille per i vostri consigli. Adesso quasi quasi la faccio assaggiare anche a Carlos, vediamo cosa ne pensa. Spettacolo, dai Carlos, vieni che te la faccio assaggiare. Ok Carlos, seduto, seduto. Pronto? Fermo, non ti muovere. Fermo, seduto. Ok, dai. Spettacular. Very Italian dog. Oggi spettacolo, pasto speciale. Solo perché è per il canale, eh? Dai, seduto, seduto. Bravo, seduto, no, 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 seduto. Fermo, fermo, fermo. Zampa, zampa. Dai, zampa, zampa. Dai, dai, zampa, zampa. Dai, zampa. Sei già la pancia piena, dai, Carlos, zampa, zampa. Bravo, bravo, dai, bravo.